col reparto frigo, ho preso la insalata sfiziosa, questo qua, poi i cuori di iceberg, filetti di merluzzo d'Alaska normali e poi questo tipo qua con una salsina alle erbe. Poi il formaggio mix, questo qua mi serve a volte anche per la pasta, ma di solito lo uso quando faccio polpette, cose del genere. Due confezioni di carne macinata mista, e di suina e bovina. Poi ho preso i würstel di pollo e tacchino, queste si usa per tante cose in casa nostra, c'è una spensata di riso, per un omelette, c'ha varie tipologie, c'è varie utilità. Mozzarelline light, questa è monoporzione. Poi il prosciutto cotto, lo speck e poi la mortadella che è per fare panini a mio marito. Formaggio fresco alle erbette, formaggio fresco sono quelli spalmabili normali e mio marito si è presa insalata capricciosa. Questo è quello che abbiamo preso dal reparto frigo perché tanto in genere siamo a posto con la spesa. Ecco qui, seconda parte. Non abbiamo preso tante cose, però comunque vi faccio vedere la spesina. Due casse d'acqua, acqua frizzante per mio marito perché lui beve questa. Poi, cipollotti. Ho preso di questi con profumatori per le stanze, le metto in bagno. Questo qua in genere le metto in bagno e queste qua per casa, limone anche. Poi, siccome mi deve ancora arrivare il pacco dalla Faberlic, sono rimasta, ahimè, purtroppo senza balsamo per i capelli e mi sono preso, oddio, questo è shampoo, santo cielo, cosa ho combinato. Vedete cosa ho combinato? Ho preso un shampoo e il balsamo. Questo è un shampoo alla cheratina, non ci ho visto, vabbè dai, lo fa niente, lo userò. Shampoo ne avevo, mi serviva praticamente il balsamo, però vabbè dai. E ho preso questo balsamo con oil care, con olio di macadamia. Poi, panna da cucina senza lattosio. I peperoni, questi qua, che io le mangio in insalata questi. Sono buoni anche da fare ripieni, ve lo dico. Poi i cetrioli olandesi, mi piacciono tanto, questi si mantengono più freschi. Le zucchine chiare, un pacco di uova, scusate, a volte sparisce il focus. Pacco di uova, le susine, come si chiamano? Oh mamma, le albicocche e di sotto c'è un pacco di pesche bianche o gialle, non lo so. Allora, la baguette mangio io, mio marito ogni tanto me la prendo. I crostini di integrali che le mangio sempre io. I wafers che se li ha presi mio marito. Vabbè, qualcheduno mangerò anche io, provo. Vabbè. Poi c'è un'offerta al pane per fare i sandwich, sia bianco che quello. Ecco, questo qua l'ho rovinato. Sia il bianco che l'integrale, in genere mio marito mangia per i sandwich, io a volte lo uso per i toast. C'era un cesto dove c'era roba scontata, vedete, con questi prezzi, e ho preso questo set per contenitori da viaggio, cioè da mettere creme e altre cose. Mi serviva, me lo sono preso. Questi sono i croissant all'albicocca che le mangia mio marito a colazione. Poi nell'altra busta mi sono presa, perché ho detto non si sa quando mi arriva pacco, due bagnoschiuma. Questo è con olio di avocado e questo è con, boh, non lo so, con fiore di lotus. Poi ho beccato di nuovo l'acqua micellare della Venus, questa qui. Questa è quella classica per tutti i tipi di pelle, ma ho beccato perché volevo prendere in teoria questi qua, però
Però solo uno ho trovato, quindi mi sono preso questo. Questo è per peli misti o grassi, perché d'estate mi va bene questo. Lo zucchero bianco, farina per i dolci, una ricarica per sapone per le mani, questa qui, grandissima. Credo che, qua non so cosa mi è cascato, cosa si è spaccato, non lo so. Qualcosa, ecco, vabbè, ok. Poi sì, si è aperto il tappo dell'acqua micellare. Poi, come si chiamano? Oh mio Dio, i cereali integrali, ragazzi. E poi la farina classica normale. Ecco, qua ho fatto un po' di danni. Poi, Pepsi Cola per mio marito, succo da colazione per mio marito, la grappa dei coli per mio marito, latte screvato per me, l'acedrata di mio marito, un altro succo per far colazione ai frutti di mio marito, il radler di mio marito, la birra di mio marito. Rido perché se le usa solo lui queste cose. Vino bianco, vino rosso, il condiviso, uso questo light. Poi ho preso anche l'insalatina, sto accetto, un barattolo di maionese e lì è un altro Radler. Radler è la birra con limone, se non lo sapevate. Ecco, questa è tutta la nostra spesetta, perché questa non è spesona, è spesetta perché mancavano giusto un po' di cose, che alla fine ci siamo riempiti, abbiamo speso, non mi ricordo, 80 o 90 euro, c'è da qualche parte lo scontrino. Ma non lo so dov'è, ragazzi. Comunque, questo è tutto ciò. Spero che sia. Comunque, Lidl del mio quartiere, ahimè, era un po' vuoto. Cioè, poca roba, quasi nulla in offerta. Quindi, vabbè, ma oggi è martedì, perciò di solito fanno il carico per mercoledì sera. Vi saluto e ci vediamo alla prossima.